Presidente, il Città di Teramo ha inoltrato la domanda di iscrizione in Serie D, indicando però il Savini di Notaresco, perché insomma sono stati giorni molto molto caldi sul fronte della scelta dell'impianto di gioco. Sì, oltre al caldo che non ci abbandona proprio a livello atmosferico, è stata una settimana molto molto difficile, veramente con tanto lavoro, direi anche troppo, perché il presidente della squadra di calcio non può avere questo tipo di problematica all'inizio dell'anno, perché si parte male, perché tutto questo tempo dedicato all'impianto di gioco sinceramente non ce lo possiamo permettere. Però diciamo che il problema dell'iscrizione è superata, quindi adesso è stata inoltrata la domanda di iscrizione, quindi diciamo questo primo ostacolo è stato superato. Si sente comunque di ringraziare il sindaco di Notaresco, il notaresco stesso? Assolutamente sì, ringrazio il sindaco, l'assessore allo sport, tutti gli amministratori di Notaresco e anche il presidente del Notaresco Calcio, che sono stati veramente molto sensibili alla nostra richiesta, si sono adoperati. So che non è facile, però diciamo che ce l'hanno messa tutta e ci hanno dato questa possibilità di iscriverci indicando il campo di Notaresco. Il Teramo però vuole giocare al Bonolis le gare casalinghe della prossima stagione. C'è qualche sassolino negli ultimi giorni che vuole togliersi? Ma i sassolini credo che non serva a nulla togliersi, gli interlocutori sono conosciuti, quindi ognuno di noi ha un'idea di qualcun altro, quindi poi ci sono i fatti, poi ci sono le circostanze, quindi io l'unica cosa che mi sento di dire, seppur non siamo riusciti a chiudere questa vicenda, chiamiamola Bonolis, mi sento di ringraziare comunque il sindaco D'Alberto e l'assessore Ferri, perché comunque mi sono stati molto vicini, mi hanno dato la disponibilità per quello che era possibile e soprattutto posso dire, e questo mi fa stare sereno per me e soprattutto per la società del Teramo, che li ho visti lavorare molto per cercare di risolvere quanto prima questo diciamo annoso problema, e speriamo che ci riescano quanto breve, perché noi confidiamo molto nel loro lavoro e nella buona riuscita della vicenda. Da settembre il Teramo sarà al Bonolis? Beh, questo è l'auspicio di tutti per stare al Bonolis. Il Teramo la sua casa ce l'ha, il Bonolis, ed è anche un bell'impianto. Ci devono essere delle condizioni che permettano a una squadra dilettantistica di poter fare un campionato grazie di Dio con delle cose giuste, ma io credo e sfido chiunque a immaginarsi in tutto il panorama dilettantistico a trovare una società che abbia al momento della sottoscrizione dell'iscrizione al campionato che doveva versare una fideiussione bancaria di 250.000 euro circa, quindi credo che questo è un unicum non solo italiano, credo europeo, forse mondiale, e quindi qualcuno bisogna che provveda a cambiare questo tipo di situazione, altrimenti per quello che mi riguarda rimane non difficile, quasi impossibile fare calcio a Teramo.